tenuto sabato 22 giugno presso la sala consiliare di Novasiri il primo importante incontro territoriale sportivo della Federazione Italiana Krav Maga, nella persona del suo presidente, dottor Giuseppe Palma, insieme al presidente ASI Umbria Tiziano Nardò, per premiare gli atleti meritevoli della Basilicata. Il presidente Palma ha illustrato diversi progetti attivi sull'intero territorio nazionale, ponendo particolare attenzione su quelli formativi e conoscitivi contro la violenza sulle donne, attraverso le testimonianze dirette di chi ha subito gravi aggressioni fisiche, morali e psicologiche, ma anche progetti per sensibilizzare ed affrontare il tema del bullismo, oggi largamente diffuso. Nel corso dell'incontro sono stati premiati Florentina Preteseo, Giovanni Castrovillari, Antonietta Tarantino e Giovanni Bellino, dal presidente Palma, dal presidente ASI Umbria e dal responsabile settori arti e strumenti da combattimento, dottor Salvatore Grasso. Inoltre prestigiosi attestati di benemerenza sono stati consegnati dal presidente Palma a chi ha accolto con particolare sensibilità i progetti proposti dalla federazione e si è distinto nel sociale, come il primo cittadino del comune di Novasiri, dottore Eugenio Lucio Stigliano, l'assessore allo sport, dottor Giuseppe Stabile, e la mental trainer Marianna Calvi. In occasione dell'evento è stato presentato un nuovo progetto unico nel suo genere, con la finalità di educare ai sentimenti e alla difesa contro la violenza di qualsiasi genere, che vede la fusione del Krav Maga, della danza e del coaching, ideato da Florentina Preteseo, Antonietta Tarantino e Marianna Calvi. Il presidente Palma ha dichiarato di voler estendere lo stesso progetto sull'intero territorio nazionale. Molto toccante il momento del ricordo di due femminicidi, quello di Maria Sestina Arcuri e di Angela Ferrara, suscitando un caloroso applauso da parte delle cariche istituzionali e di tutti i presenti.